Una pasta velocissima, buona, gustosa e dovete farla perché poi fra pochissimo finiscono questi pomodori. Si chiamano Marinda. Sono i pomodori che invernali da gennaio a maggio si raccolgono. Proprio poi in Sicilia, quindi c'è questo sapore buonissimo. Pasta, i pomodori già tagliati, parmigiano, reggiano o grana padano, fate voi. Peperoncino, io ho oggi anche questa novità, l'aglio fresco, poi cipollotto e basilico e un po' d'olio. Adesso iniziamo subito. Quindi, che facciamo? Il pomodoro è questo qua, ha un gusto fantastico, non serve il sale, è buono, 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 buono. Aiutatemi a dire buono, buono. Quindi, guardate dentro come è fatto, quanto è bello. Io lo taglio in questa maniera, a spicchietti così. L'aglio fresco, guardate qua dentro com'è. Meraviglioso, guardate. Ecco qua, vedete, si sta già alimentando l'aglio fresco. Allora, quindi, se ce l'avete va bene, se no uno spicchio d'aglio normale, non ci fossilizziamo. Queste sono le primizie, diciamo, quindi aglio fresco, lo taglio a metà, così esce fuori il suo profumo, cioè delicato, elegante. Poi, siamo in Sicilia, i pomodori sono siciliani, olio siciliano. Dei miei amici fratelli Ligari a Marsala, ecco qua, abbondante. Poi metto la cipolla, guardate che bellezza, così. Poi piano piano piano, con calma, con tranquillità, anche tanto ci vuole 5 minuti per fare sta pasta. Prendiamo poi il basilico, metto i gambi di basilico, li spezzo così, così esce fuori tutto il gusto, e piano piano le facciamo stufare la cipolla e facciamo così anche dorare leggermente l'aglio. Poi io ho scelto sta pasta, però voi fate come volete voi. Allora, ci sono due posti dove non ci sono regole. Uno è la tavola, l'altro capite a me. Quindi fate come vi pare a voi. Non ce la faccio più, eh. Non vi voglio vedere comprate le bustine. Quindi prendiamo il pezzo di parmigiano e voi grattate voi, bello, sottile, con una bella grattugia. Guardate, guardate che spettacolo, come si gonfia. Quindi parmigiano si gratta a casa, perché tanto quegli altri non vi fanno contenti. Avete visto che vi fanno tutte quelle palle così di parmigiano, perché schiacciano quando grattugiano. Quindi comprate il parmigiano, scegliete il pezzo e lo pagate pure di meno, così, ok? A me piace piccante, lo sapete, no? Quindi metto il peperoncino, incomincio a togliere i gambi. L'aglio lo lascio ancora perché vedete, si riconosce benissimo, è bello, grosso, intero, non succede niente. Aggiungo un po' di acqua di cottura, così. Tolgo l'aglio fresco, eccolo qui, guardate, uno e due. Mario. La fame è tanta, quindi io prendo la pasta, che ancora è un po' al dente, la metto qua dentro. Che bella sta musica, vai così. Allora, così facciamola cuocere bene dentro questo condimento, così si insaporisce bene. Così, bella. Guardate qua. Allora, la salsetta è quasi tirata. Spengo tutto, spengo tutto. Ma sti pomodori, quando li mettiamo? Adesso, così. Basilico, buono, profumato, tanto, tanto, tanto. Questa è una pasta, sembra una stupidaggine, dovete provarla e poi me lo dite. Mi raccomando, sbrigate perché il pomodoro, questo qua, il Merinda sta finendo, perché ho detto dura fino a maggio, quindi potete comprare casomai un pomodoro insalataro, quella rosso e verde, questo è buono quando è così, quando è questo colore, questo arancione e questo verde. Che bontà, che meraviglia. Allora, non contento, aggiungo anche un po' di pepe nero, poi parmigiano, fuoco spento, quindi i pomodori non si sono cotti, parmigiano non si deve cuocere, parmigiano abbondante, eh? Non fate i tirchi, vai, un goccetto d'acqua, poca poca, eccola qui, guardate che meraviglia, così, sentite? Il rumore è quello nostro, eh? Un altro pochetto, poco poco. Mamma mia che bontà, mi sto sentendo male. Perché la conosco, è buonissima. Guardate che crema. Guardate che crema, guardate qua. Mi sento male. Aiuto.
difficilissima da mangiare sta pasta, però mi piace da morire. Da morire, buonissima. Pasta semplice, economica veramente, ma una bontà, che buona. Questo da morire. Cos'è crema? Maron. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.